troviamo qui ad Angela Garden, che è una struttura turistica, piccola struttura turistica qui di Servigliano, e sullo sfondo vediamo Santa Vittoria, che è la patria di Angelo De Santis, detto il maresciallo, perché è stato effettivamente il maresciallo dei carabinieri per tanti anni, che è un appassionato organizzatore di gare ciclistiche per cicloamatori e qualche volta anche agonistiche, e presidente provinciale Fermo Ascoli dell'Udace, il quale sentendo delle sollecitazioni che sono venute dai ciclisti che hanno partecipato a Gran Fondo dei Colli Piceni del 28 giugno di quest'anno, del 2009, sentendo queste sollecitazioni, si sta tentando di avviare un progetto per appunto che coinvolga un po' il nostro territorio, che è stato le nostre strade, il nostro l'altimetria del nostro territorio, che è considerato ideale per lo svolgimento di gare, o se non anche non gare, diciamo, di percorsi cicloturistici che possono di conseguenza poi portare gruppi sia dall'Italia che dall'estero, gruppi di ciclisti che oltre che diciamo, pedalare, sono interessati sicuramente alle bellezze del territorio, ai luoghi storici e naturalmente anche all'aspetto enogastronomico, che tutti gli aspetti contribuirebbero appunto a valorizzare il nostro territorio. Sentiamo che ne pensa Angelo di questo progetto e magari a cominciare a delinearlo, dargli una delineata. Io dico la verità, nella mia testa queste cose ne ho sempre pensate, le ho dovute tenere sempre in mente, che perché proprio per valorizzare il nostro territorio, che è bellissimo, che ce lo invidiano tutti, certamente, ma non solo il ciclismo, ci sarebbe il podismo, ci sono le passeggiate ecologiche, diciamo così, campestri, per far conoscere il nostro territorio, che è bellissimo, proprio, e tutto ciò che poi produce la nostra terra qui nelle zone nostre. E giustamente, grazie anche a te, che con la questione della Gran Fondo dei Colli Piceni, che si svolge il 28 giugno, come tu poc'anzi hai detto, abbiamo avuto modo di avere due appassionati di ciclismo amatoriale della Toscana, che parlando così sono rimasti meravigliati proprio di queste zone, e ci ha proposto questa cosa e io l'ho subito recepita, perché anche nel cuor mio poter fare cose del genere, poter portare più gente possibile di qualsiasi natura qui nelle nostre zone, far conoscere i nostri territori, è una cosa bellissima. E magari io l'impegno ce lo metto, ce lo metterò tutto, cercheremo di già abbiamo contattato alcune società ciclistiche, alcune delle persone che hanno, diciamo così, la rivendita di biciclette, che sono appassionati, che mi hanno detto che sono quasi interessati. C'è la Zeppa Bike, ad esempio, di Villa Musone, che è una frazione di Loreto, il quale sarebbe disposto a mettere a disposizione biciclette, mountain bike, e quindi adesso cercheremo di studiare dei percorsi per quelli che effettivamente vogliono fare in bicicletta tutti i modelli, poi dopo anche per i gruppi di famiglia che con le biciclette normali, con le mountain bike, vogliono fare la passeggiata, ma non soltanto per andare in bicicletta, per fermarsi nei posti che noi andremo a indicare, dove c'è la gastronomia, dove ci sono i monumenti, dove ci sono le chiese, dove c'è un modo di vedere poi la natura, per esempio poter andare a Sassotetto, spingerci fino a Castelluccio, ci sono tantissime cose, magari, anzi dobbiamo, io ho trovato te e anche quei ragazzi che uniamoci, ci siamo già incontrati, spero con i nostri incontri che durante questa infernata riusciamo a preparare queste cose per darvi via all'inizio dell'anno prossimo. Grazie Angelo dell'entusiasmo che riesci a trasmettere nella tua esposizione, perché si capisce l'appassionato, no,
di sport, non solo di sport come singolo ma anche come organizzatore. Ecco, quindi in questo CD abbiamo anche il parere e l'entusiasmo di questi due nostri amici che sono venuti a correre a Servigliano, Francesco e Valeria, che sono associati al club Paolo Bettini di Livorno, appunto, che tutti conoscono, l'ex campione, diciamo, mondiale. E ecco, loro darebbero tutto il loro appoggio per questa iniziativa e quindi la vogliamo spingere. È chiaro che le difficoltà non mancheranno, perché organizzare dei circuiti, appunto, in cui vengono coinvolti oltre i ciclisti anche gli operatori turistici locali, i produttori di tipicità, e anche che ci sia l'apertura poi dopo, no, delle zone di interesse storico. Ci diciamo da soli in bocca al lupo e ecco, speriamo che da qui alla primavera prossima, come diceva Angelo, si possa iniziare concretamente, ecco, ospitando magari qualche gruppo che viene, se viene dall'estero ancora meglio, vuol dire che avremo usato bene i veicoli, no? I canali di comunicazione. Ecco, voglio intervenire perché io quest'anno già sono stato contattato dagli stranieri, da alcune cose che sono effettivamente venuti, mi sono andato da fare, ho domandato addirittura delle guide ciclistiche che conoscevano l'inglese, proprio per questo motivo qui, perché volevano conoscere i nostri territori avendo la guida, avendo la macchina dietro, che diciamo così, che potessero fare senza andare con programmi ben definiti, con percorsi ben definiti. Ecco, infatti tra gli ospiti che abbiamo avuto noi qui ad Angela Garden abbiamo avuto anche qualcuno, appunto, che addirittura si è portato la bicicletta dall'Olanda, c'erano alcuni olandesi che hanno apprezzato il nostro territorio, loro hanno tutta pianura, invece le nostre colline per loro sono una cosa che li fa emozionare moltissimo, anche se poi alla fine, insomma, erano un po', dopo 3-4 giorni erano un po' scoppiati, ma adesso si capisce che hanno voluto fare più di quello che poteva. E ecco, tutti quanti appunto chiedono questi signori come stiamo organizzati. L'organizzazione ancora siamo all'inizio, questo è chiaro. Quindi però ci proviamo, ecco, adesso sarà coinvolgere un po' gli altri operatori e quindi ecco, diamoci appuntamento per le prime concrete iniziative l'anno prossimo. Senz'altro.